L'emozione dei partecipanti era palpabile nell'aria, il suono delle campane ha amplificato la gioia dei tanti presenti, oltre 1500 secondo le stime delle autorità competenti. Gremita è parsa fin da subito la piazza di Canale d'Agordo nel giorno della solenne celebrazione di ringraziamento per la beatificazione di Don Albino Luciani, Papa Giovanni Paolo I, presieduta dal Patriarca di Venezia Francesco Moraglia. Ai tanti fedeli venuti da varie parti d'Italia e dall'estero, alle numerose autorità religiose, civili e militari, Moraglia ha ricordato la figura di Don Albino, il pontefice figlio della montagna bellunese, che il 4 settembre a Roma Papa Francesco ha proclamato beato. Un uomo di grande fede, non solo perché ha voluto scriverla nel suo motto episcopale, ma perché l'ha vissuta. E la fede che forse durante la vicenda terrena non paga umanamente, paga però nel tempo, dopo la nostra vita, il grande ricordo di Luciani è quello di una fede umile e coraggiosa, quindi della vera fede cristiana. Prima da vescovo di Vittorio Veneto, poi da patriarca di Venezia, fino a salire al soglio di Pietro, Luciani è sempre stato legato al suo paese natale, alle sue origini. Per la diocesi di Belluno-Feltre in particolare, domenica è stata un'occasione di grande gioia. È un momento indescrivibile perché da domenica è stato un momento in cui davvero ci siamo sentiti graziati. Non sto parlando di miracoli, ma graziati, proprio amati. Questa è stata la sensazione. Cioè lui, Giovanni Paolo I, ci sta parlando di una tenerezza, di una benevolenza, di una misericordia e di una prossimità proprio di Dio. Sembra così sentirla proprio addosso. La piccola comunità di Canale d'Agordo si è stretta idealmente attorno alla figura del suo Don Albino. Siamo arrivati all'esito finale che tutti ci aspettavamo. I fedeli lo aspettavano, il paese lo aspettava, il bellunese lo aspettava. Una funzione fortemente attesa nel territorio che ha dato i natali a Don Albino, dove fra la chiesa di San Giovanni Battista, che ha visto maturare la sua vocazione, la casa natale, dove nacque nel 1912, e il MUSAL, il museo gestito dalla Fondazione Papa Luciani, tutto parla di lui. Era giusto che la beatificazione fosse dove lui è stato papa, dove lui è sepolto, perché è il centro della cristianità, però anche il suo paese aveva bisogno di festeggiarlo, quindi questo è il completamento e il coronamento di questa festa. In una giornata baciata dal sole, con le vette dolomitiche a fare da cornice, giovani e meno giovani si sono riuniti per dire grazie. Io sono venuta da Villorba. Sono venuta per questa grande festa, perché questo Papa Beato meritava una festa di ringraziamento e lo ringraziamo con tutto il cuore. Insomma, c'è molta emozione nell'aria, poi essere nel paese natale di Papa Luciani è una bella sensazione da condividere insieme. Ci è rimasto impresso per la sua mitezza, la sua semplicità, il suo essere così umile a contatto diretto con l'umanità. Io sono di Canale d'Agordo e questo è un grande regalo che abbiamo per questo piccolo paese.